Salve miei cari giovani curiosi e bramosi di sapere. In questa puntata di Hollywood Babilonia parleremo del bizzarro suicidio della meravigliosa Lupe Velez. De chi? Lupe Velez, attrice e ballerina della Hollywood degli anni d'oro. Bella come il sole, simpatica, molto preparata, abbastanza versatile e piuttosto disinibita. La versione ufficiale sulla sua morte corrisponde ad un'immagine da diva con la D maiuscola. D come dea, D come distesa sul suo letto, bella come sempre, anzi forse anche di più. Come stesse ancora dormendo, con un lieve sorriso sulle labbra, abbandonata in un sogno eterno e segreto. Ecco, questa è la versione ufficiale, come dicevo, ma la realtà, che è sempre peggiore della fantasia, racconta una fine ben diversa. L'immagine che si trovò davanti alla cameriera quando rinvenne il cadavere della diva non fu un'immagine da sogno manco per il cazzo. La povera Juanita vide una scena che non avrebbe mai più dimenticato per il resto della sua vita. E lo so, parlare di suicidi con tutta questa leggerezza potrebbe sembrare un po' da bastardi, ma del resto. Io sono Larsi Bastardo e questo è Hollywood Babilonia. Negli anni 40 ad Hollywood tornarono di moda due cose che si credevano assolutamente superate: la gonna al ginocchio ed il suicidio. Nella maggior parte dei casi tale atto contro natura, e mi riferisco al suicidio, veniva effettuato per mezzo di pasticchette o, per essere più precisi, con i cari vecchi sonniferi, compagni di vita di tutti noi. Il suicidio col Seconal, un barbiturico ad azione breve di Maria Guadalupe Villalobos Velez. Maria Juanita Rosita. In arte Lupe Velez, nome decisamente più hollywoodiano, nel 44 conquistò di diritto le pagine di ogni cazzo di giornale. La cica era del giro hollywoodiano di fine anni 20. Era arrivata minorenne ed intraprendente da Città del Messico ed aveva cominciato a lavorare da subito. Si era beccata l'appellativo di Mexican Spitfire, la sputafuoco messicana, per via della serie di film in cui era protagonista e in cui veniva presentata con il nome di Lupe Tabasco Velez. Lupe non aveva perso tempo nemmeno con gli uomini, se li era ripassati tutti. Uno dei primi fu John Gilbert, che aveva senza dubbio bisogno di dimenticare dopo la rottura con la Garbo. Cosa, tra l'altro, piuttosto complicata, visto che Greta Garbo è, sin dall'era dei dinosauri, l'unica forma perfetta di vita in questo mondo di merda. Dopo Gilbert, Lupe passò ad un giovanotto di nome Gary Cooper, la seconda forma di vita perfetta. Con lui fu una cosa travolgente, ma dopo mesi di sfuriate della cica, Coop diede forfè, non reggeva più la situazione. Quando ad Hollywood arrivò Tarzan, Johnny Weissmuller, Lupita si tuffò a capofitto su di lui e la cosa andò avanti fino al 39. Il loro rapporto turbolento faceva sì che sul corpo di Johnny ci fossero molto spesso i segni dell'amore e dell'odio. Succhiotti, morsi, graffi, e durante le riprese di Tarzan il truccatore aveva un gran bel da fare. Dopo il divorzio, inevitabile, Lupe tornò al libertinaggio. Noche, noche, te llame l'amore. Ma col tempo s'era fatta meno selettiva, dai protagonisti era passata ai personaggi secondari, poi ai cowboy, poi agli stuntmen e chiama la scena. Ma intanto la sua carriera era in tracollo. Lupe non era più felice, non era più la diva di una volta e l'amore oramai doveva comprarlo. E poi un giorno, a 36 anni, il dramma dei drammi. Le cessarono le mestruazioni e la signora scoprì di essere incinta del suo ultimo compagno. E quindi dov'è il problema? Basta chiamare il dottor Kirker, l'ammazzaguai, l'abortista più famoso di Cineland, e problema risolto. E invece no, perché Lupe, sebbene la sua immagine fosse quella di una ragazza disinibita che la faceva vedere persino al salumiere, era in realtà una timorata di Dio. Insomma, la ragazza pregava e non sopportava l'idea di dover abortire. Piuttosto si sarebbe ammazzata lei stessa, ma la scelta di tenere il bambino
bambino fu una delle più grandi stronzate che potesse fare, perché la solitudine che la saliva di notte nella sua villa fuori moda sul Rodeo Drive la stava consumando. Povera Lupe. L'ipoteca su quel mausoleo era scaduta da un pezzo e la signora Velez, che era ormai vecchio stile ed apparteneva a quella Hollywood morta e sepolta da decenni, quella di io sono una diva e tutto mi è dovuto, era piena di debiti fino al collo. Così un giorno si fece recapitare alla tenuta fiumi di champagne, camion di fiori e tutto il resto, insomma tutto ciò che serviva per un'ultima festa da grandiva. Già, l'ultima festa. Ah, ovviamente tutto a credito, soldi che non avrebbe mai più restituito. Ma del resto, che cos'era questo se non un peccatuccio pequeño rispetto a quell'atto mortalissimo che si accingeva a compiere? Madre de Dios. Lupe organizzò la sua ultima notte in stile vecchia Hollywood. Non riusciva, poverina, a togliersi dalla testa quel mascalzone del suo ultimo compagno, Harold Ramond, che alla notizia dell'arrivo di un bebè aveva reagito con un'alzata di spalle e un chi se ne sbatte. Harold era alto, bello, tenebroso, ben fornito, ma non era per niente caballero. Lui aveva accettato di contrarre un matrimonio fasullo, a patto che lei gli firmasse un documento in cui attestava che era in piena conoscenza del fatto che la stava sposando solo per dare un nome al marmocchio in arrivo. Lupita non poteva accettare questo affronto, questo oltraggio disonorevole. E per l'ultima cena invitò le sue migliori amiche, Estelle Taylor e Benita Oki. Durante il festino messicano, tutto tortillas e peperoncini, mentre buttava giù il decimo tequila sunrise, Lupita sputò il rospo. «Sono stanca della vita», disse. La signora, piccola piccola com'era, alta poco più di uno sgabello, si ritrovò tutta sola in quella villa enorme, in sobrio stile spagnolo. Salì per l'ultima volta lo scalone dalla balaustra in ferro battuto, elegantissima nel suo abito da sera di lamè d'argento, non pagato come tutto il resto, decorò sfarzosamente la camera da letto con candele e sparse fiori dappertutto. Scrisse il suo ultimo messaggio per Harald il bastardo, aprì il flaconcino di Seconal, buttò giù i 75 piccoli lasciapassare per l'inferno e poi si distese sul letto di raso sotto al crocefisso e si lasciò andare. Un paio di giorni dopo, sull'Examiner, uscì un pezzo di Luisella Parson, la più spietata dei giornalisti di gossip di Hollywood. Eppure si trattava di un articolo stranamente buono. Cosa nascondeva Luella? Qual era lo scoop che aveva preferito tenere per sé? Adesso ve lo dico io come andarono veramente le cose. Quando Juanita, la cameriera, il mattino successivo aveva aperto la porta, della signora non c'era traccia. Il letto era vuoto, ma disfatto. Le candele profumate e i fiori coprivano, ma non del tutto, una puzza che ricordava quella di una carogna. La povera Juanita seguì le tracce di vomito che dal letto conducevano sino alla sala da bagno. E qui finalmente trovò la signorita Velez, con la testa incastrata nel water, annegata. Ma che cosa era successo? Adesso ve lo dico io. La spropositata dose di Seconal non era stata fatale nel senso sperato e si era scontrata con l'ultima cena, eccessivamente speziata e piccante, in vero stile messicano. La poveretta si era rianimata e si era diretta a tentoni verso il bagno, dove era scivolata sulle mattonelle, per poi sprofondare nel WC ultra lusso modello egizio Onis Chartreuse a getto super silenzioso. Questo era lo scoop macabre che Luella Parson aveva preferito tenere per sé. Ma quanto era bella questa storia che vi ho appena raccontato? Un cazzo di caldo! Grazie per aver seguito fin qui, ci vediamo fra poche settimane. Pochissime, con un sacco di cose belle e nuove, soprattutto. Nuove. Ciao, da Lars il Bastardo. Buone vacanze, ciao!